Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Questo video è un po' una prova, nel senso che registrando col telefono, ovviamente, solo per un video di 20 secondi ci vanno tipo 40 minuti per caricarlo. Quindi devo fare tanti piccoli pezzettini e poi caricarli uno ciascuno, e ci andrà tipo una vita. E poi cercherò di attaccarli quindi quello che vedrete in realtà è un mosaico, un puzzle anzi di video. E niente, vi faccio vedere cosa ho letto durante questo mese. Partiamo con i video della TBR e vi faccio vedere prima i due di cui vi ho già parlato in video separati, usciti molto prima di questo. Sono Emancipated di MG Reyes, L'altra faccia della libertà, edito dall'HarperCollins, che come vi ho spiegato non mi è piaciuto per niente. In linea generale, comunque il primo di una trilogia, thriller per ragazzi, in cui ci sono appunto sei ragazzi che vengono emancipati e si ritrovano a vivere tutti nella stessa casa e ognuno ha il suo segreto. Poi per la verità non so neanche molto altro perché appunto l'ho lasciato, ma per me è molto molto no. L'altro libro di cui vi avevo già parlato è quello della Voland, Fuori catalogo, storie di libri e librerie di Rocco Pinto. Questo libro invece è assolutamente promosso perché è una storia tranquilla, leggera, senza nessuna pretesa, se non quella di far capire quanto possono essere importanti i libri nella vita. E infatti vediamo questo libraio, Andrea Ribelle, che appunto ci racconta la sua vita, esaltando i punti salienti, legati a qualche titolo in particolare, titolo che peraltro viene, scelto come nome del capitolo. No, ho detto nome del capitolo per non dire titolo un'altra volta, però avete capito, no? Sostanzialmente sono tanti, racconti, rielaborati e modificati in modo tale che potessero essere uniti in una storia sola. Ultimo libro della TBR era Acido Solforico di Emmeline Othombe, edito da Guanda. Questo libro è stata una scoperta spettacolare, quindi grazie Ele di nuovo. Praticamente abbiamo un... Ok, detta così è molto brutta, ma un remake dei campi di concentramento. Questa volta proposti in ambito di gioco televisivo, in cui praticamente la gente viene rastrellata tranquillamente in un giorno qualsiasi, sostanzialmente. Vengono fatti dei provini, le persone vengono smistate sostanzialmente tra i capo e i prigionieri, nel corso del programma, anche lì, viene scelto chi mandare a morire veramente e comunque gli altri invece dovranno sempre star lì a fare lavori e vivere come se fosse veramente un campo di concentramento. Qui incontreremo le due protagoniste che hanno dei nomi, per me pronuncia, una delle due perlomeno ha un nome pronunciabile, Sdena, non so dirlo esattamente come si dice, cioè non so esattamente come venga pronunciato, e l'altra è Pannonic, che è diciamo quella buona, Pannonic, e Sdena un po' quella un po' fuori di testolina, tant'è che una va nei prigionieri e l'altra nei capò. E la scrittura della Notomb è molto 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 scorrevole, molto diretta, molto wow. Mi ha ricordato Agatha Christie, non so bene perché, però un po' sì. E niente, io questo libro ve lo consiglio tantissimo, anche se non avete mai letto niente di questa autrice, perché di fatto nemmeno io avevo mai letto niente a parte due racconti inediti, ma non sono abbastanza, diciamo, per giudicare uno stile o un autore. E comunque, sostanzialmente, con questo programma televisivo salta fuori l'imbecillità della gente e quanto l'uomo non impari veramente dalla storia. Passiamo a due libri che mi hanno lievemente salvato la vita, nel senso che sentivo che il blocco del lettore era lì dietro l'angolo e quindi ho detto qui o mi metto a leggere tot libri contemporaneamente o non ce la posso fare a uscirne. Allora ho optato prima di tutto
per un libro di racconti, che è Ho 8 anni ma il tempo passa, di Valerio Di Gravio, vite non troppo immaginarie. Questo è edito dalla Fazi Editore ed è molto molto carino. Sono 8 racconti con personaggi tra virgolette strampalati, nel senso abbiamo un camionista che prima di fare il camionista ha studiato filosofia, abbiamo un ragazzino delle elementari che scrive dei testi assurdi, cioè come capacità di scrittura, e quando poi diventa grande, cioè trova uno svincolo per riuscire a vendere libri che in realtà fanno schifo al mondo, ma vabbè. Insomma, ci sono altri personaggi un po' strani, così. Sono 8 racconti, appunto, non mi ricordo se l'ho detto un attimo fa, ma viva la memoria. A parte gli ultimi due, che mi hanno un po' lasciata lì, che non ho ben capito che senso avessero, da grandi linee, gli altri sono veramente molto carini. Se cercate una lettura veloce, spensierata, a tratti anche ironica e tutto quanto, questo è perfetto. L'altro libro che ho letto dopo aver finito quello, giusto per passare un'altra giornata senza star lì a guardare i libri che dovevo leggere e che non mi andava di leggere, è Sogni di una notte di mezz'estate di William Shakespeare, edito da Linton Compton in questa edizione della Life Deluxe che usciva tipo X secoli fa. No, non dice in che anno era uscito, vabbè, non importa. Vabbè, su Shakespeare non si discute, d'accordo e tutto quanto. La storia penso che la sappiate tutti. Però sinceramente non mi è piaciuta molto, nel senso che non lo so, mi sembrano tante cose starnazzanti. Questi personaggi, no, dai, veramente. No, Shakespeare l'ho preferito molto, molto, molto di più nel Mercante di Venezia, ma questo assolutamente per me è no. Altra tripletta di libri di cui vi parlo velocemente. Ale. Dunque, tutto quello che non ricordo di Jonas Hassan Khemiri, edito da Iperborea. Di questo vi parlo brevemente perché tanto sta per uscire, è già uscito, non so, l'articolo su Rivista Fra le Righe in cui lo analizzo molto meglio rispetto ad ora. Abbiamo sostanzialmente un autore che si mette ad intervistare le persone che hanno avuto parte nella vita di un ragazzo, Samuel, che muore in un incidente d'auto. Quello che l'autore vuole capire è se Samuel si è suicidato oppure è stato effettivamente un incidente dovuto a cause esterne e eventualmente quali. Quindi lui vuole ricostruire la vita e l'ultima giornata del ragazzo. Lo farà appunto intervistando la madre piuttosto che l'amica, l'ex fidanzata, il miglior amico, e usciranno vari aspetti della sua vita e i vari punti di vista in cui gli altri lo vedevano. Abbiamo sostanzialmente un po' di difficoltà all'inizio di entrare nella storia perché ci sono delle voci che si alternano e anche i periodi di narrazione sono sfalsati, nel senso che magari uno ci racconta una cosa che succede, che ne so, ieri, e quell'altro magari ci parla di una cosa che è successa l'altro ieri, quindi tu devi un attimo capire dove mettere i vari avvenimenti sulla fascia del tempo. Però a parte questo, dopo le prime boh, 20-30 pagine si va tranquilli, insomma. Le voci si alternano, ce n'è una che in particolare resta sempre per tutta la narrazione, che è quella del mio amico di Samuel, mentre le altre appunto sono un po' la madre, un po' l'ex fidanzata e un po' l'amica, che sono quelle che bene o male tornano più volte. Poi c'è il vicino di casa e altri che insomma si vedono, poi non si vedono più. È scritto molto bene, la scrittura è scorrevole, tutto quanto, veloce da leggere, sì. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' lì è il finale, cioè se dovessi dargli un voto gli darei un 3,5 perché sì, la storia è interessante, appunto è scorrevole, tutto quanto, però poi al finale ti aspetti un colpo di scena che però non arriva e quindi dici vabbè, è tutto qua? Ok. Poi, un libro di cui in realtà c'è poco da dire è Alessandro Parì con una certa idea di mondo. Sono certo. Sono delle recensioni che l'autore ha voluto raccogliere in questo libro, 50, di 50 libri, dei 50 libri migliori che lui ha letto in un intervallo di 10 anni. E niente, ce n'è uno in particolare che mi è piaciuta tantissimo, mi ha fatto morire da ridere, che è Il dizionario del diavolo di Ambrose Bierce, che ha scritto il 2 settembre 2012.
Però in generale sono recensioni un po' particolari, scritte in maniera diversa dalle solite che si trovano in giro. Io ve lo consiglio se volete un libro da leggere ogni tanto per trovare magari qualche spunto di lettura, insomma, ecco. Un libro di cui tanto si è parlato e di cui si continua a parlare, che io però non avevo ancora letto, eccetera, eccetera, eccetera. Il magico potere del riordino di Marie Kondo. Allora, una sentita di cotte di crude su questo libro. Ho sentito pareri negativo che per carità io rispetto, per carità non sia mai. Però li ho trovati un po' così, campati per aria, nel senso che vuol dire che chi l'ha letto forse non ha ben capito di cosa stavamo parlando, perché questa lettura va contestualizzata perché è scritta da una persona orientale che quindi ha la mente incentrata sulla fisiologia, certo, la fisiologia, la fisiologia, sì, sulla mamma mia, filosofia orientale, che ci parla di case orientali, che sono chiaramente diverse dalle nostre. Quindi, quando noi leggiamo questo libro, dobbiamo un attimo renderci conto che, ok, là magari si può far così, da noi forse bisogna modificarlo un po'. E bisogna anche capire quello che Lacondo vuole dirci, che non è butta via tutto, ma è tieni quello che ti fa star bene, che è diverso, è molto diverso. Ultimi due libri che vi mostro sono I cercatori dell'universo di Lucy Stephen Hawking, edito dalla Mondadori. Questo finalmente è l'ultimo, e mi auguro ultimo in assoluto, capitolo della saga dell'universo. Che dire, la prima trilogia mi era piaciuta molto, il quarto e questo, che è il quinto, un po' meno, forse perché mi sono sembrati un po' troppo banali e un po' come dire, devo farli uscire per forza, non so di cosa parlare, ma devo farli uscire. Cioè, questo è stato in realtà migliore anche del quarto da un certo punto di vista, però mi ha lasciato un po' così con l'amaro in bocca. Qui non ci sono le parti fotografiche, ci sono solamente le schede tecniche. Che dire, ritroviamo lo stesso cattivo del quarto volume, chiaramente, ma è scontata questa cosa. C'è di buono che all'inizio parla un po' del bullismo e di come sconfiggerlo, insomma. E niente, però al finale mi ha lasciata un po'. Quindi adesso non so, cioè da un lato spero ci sia un seguito, come dire, almeno si sistema quella cosa lì. Però dall'altro lato spero che sia proprio l'ultimo, ultimo, ultimo, perché non. Perché no, perché dai, No, sta andando proprio. Cioè, era partita molto molto bene e poi è finita un po' così. Ultimo libro invece che vi mostro, e vedete che ce l'ho in lettura, ma faccio conto di finirlo comunque entro la fine del mese. La pioggia. Hey! La pioggia deve cadere di Michel Faber, edito dalla Bompiani. Questi sono racconti, il cui filo conduttore è fondamentalmente l'ossessione per qualcosa. E che dire, ci sono racconti più brevi, racconti più lunghi, però sono comunque tutti molto scorrevoli. La scrittura, devo dire, mi piace e questo mi aiuta a decidere a leggere finalmente Il petrolio cremisi bianco. Finalmente, ovviamente, non intendo adesso, ma penso che la probabilità di portarlo in vacanza, quando riusciamo ad andare in vacanza, penso che sia molto alta, insomma, ecco. E niente, queste sono state le mie letture per il mese di febbraio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!